I tuoi appuntamenti durano troppo? Ti senti bloccato in un appuntamento che non finisce mai? Vedi questo e ti spiego come non far durare più del dovuto e non perdere tempo, che è la risorsa più importante a tua disposizione. Ciao, sono Paolo Gagliano, agente immobiliare di Eurocasa. Questo è il video 20, i segreti degli agenti immobiliari di successo. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere il prossimo video. Oggi parliamo come organizzare il tempo nei tuoi appuntamenti. Capita anche a me di perdermi in chiacchiere, ma ho scoperto un metodo che mi serve per organizzare il mio tempo e la mia agenda. Appuntamenti con i clienti, colloqui di lavoro, riunioni con i colleghi devono essere a tempo. Meno tempo, più qualità. Qualcuno può pensare che è esattamente l'opposto. Ti garantisco che sbaglia, anzi la qualità sarà addirittura migliore. Quando dedichi un determinato tempo a un'attività sei più concentrato, più focalizzato e quindi più produttivo. Bisogna avere un obiettivo. Per esempio, in una riunione con i colleghi, la prima cosa che faccio, prendo il mio telefonino e metto un timer di 30 minuti. Tutti sanno che per quell'ora la riunione sarà finita. Tutti, io e i miei colleghi, andremo al punto. È chiaro che quando si parla con un appuntamento con un cliente, le cose possono cambiare. Il nostro obiettivo, mio e dei miei colleghi, è quello di ottenere la fiducia e di farci firmare il contratto, la proposta o l'incarico di vendita. Non ti voglio dire che devi lasciare il tuo cliente seduto nella sedia, ma tuo malgrado hai un altro appuntamento e devi andare a una certa ora. Sarai più concentrato, farai le domande giuste e oltre il tuo tempo ne beneficerà anche il tuo cliente. Quanto durano i tuoi appuntamenti? Scrivimi sotto o contattami in privato. Ricordati di iscriverti al canale. Ci vediamo settimana prossima per un altro contenuto, i segreti degli agenti immobiliari di successo.